Entra in vigore da oggi e sarà valido almeno fino al 15 gennaio il Super Green Pass per varie attività, tra cui bar e ristoranti. Il documento sanitario rafforzato si ottiene solo con la vaccinazione oppure con diagnosi di guarigione da Covid. Un obbligo che vale solo per chi siede ai tavoli al chiuso. Ma c'è comunque scetticismo tra gli addetti ai lavori, soprattutto per le difficoltà che hanno nell'effettuare i controlli. Oggi abbiamo cominciato con i controlli qui al locale. Con questa nuova normativa è giusta, perché purtroppo il momento è critico, quindi bisogna aiutarci un po' tutti. Di controlli da parte di vigili, di polizia ancora non ce ne sono stati, non abbiamo visti qui al locale, però sembra che la situazione adesso è buona. Purtroppo è una scocciatura controllare, perché uno deve lavorare e ogni persona che entra è un po', controllare tutti non è facile, però cerchiamo di fare il nostro meglio. Ancora per adesso non abbiamo ricevuto nessun controllo, confidiamo nelle attività e speriamo che vada tutto bene. Che ne pensate di questa norma un po' stringente, potrebbe limitare un po' la clientela? Ma sì, potrebbe limitare la clientela e potrebbe ancora limitare il nostro lavoro, che già va avanti da 2 anni a stento, diciamo. Tra le normative entrate in vigore e previste dall'ultimo decreto legge varato dal governo per prevenire occasioni di contagio in vista delle festività, c'è anche l'introduzione dell'obbligo di Green Pass in versione tradizionale, ovvero anche con il tampone, nell'ambito del trasporto pubblico locale per gli studenti over 12. Una novità che cambia decisamente le carte in tavola per i pendolari che usufruiscono abitualmente dei mezzi pubblici e che, oltre al titolo di viaggio, devono mostrare anche la certificazione verde. Avendo preso l'autobus da Monticelli fino qui in centro non mi è stato controllato. Comunque penso che sia una cosa alla fine dovuta ormai doverlo controllare. Ti hanno chiesto il Green Pass oggi? No, ho preso tranquillamente il pullman senza controlli e vengo da Venarotta. Nessun controllo invece su un treno regionale Fabriano-Ancona usato dai pendolari. Durante la verifica dei biglietti, questa mattina, il personale addetto ha spiegato di non avere ricevuto istruzioni né l'abilitazione dell'app per il certificato verde. I controlli sui regionali sono demandati dunque alle forze dell'ordine. Il tutto mentre sul treno viene diffuso il messaggio relativo alle nuove regole sul Green Pass, da oggi obbligatorio anche sui treni regionali. Alla stazione ferroviaria di Ancona invece il messaggio era quello vecchio, che ricordava l'obbligo del certificato per i treni ad alta velocità. Insomma, c'è ancora un po' di confusione. Infine, per le attività sportive al chiuso in palestre e piscine basterà il Green Pass di base in zona bianca e gialla. Il super scatta in caso di zona arancione.